Pulizia e sanificazione sono una cosa seria. C'è tanta confusione in questo periodo di emergenza sanitaria. Vedo amici imprenditori che si affidano ad aziende esterne per sanificare i loro ambienti, ma questi arrivano con sistemi nebulizzanti e nebulizzano ovunque come fosse verderame, superfici, pavimenti, senza prima averli puliti a fondo. Questo non è il sistema corretto per risolvere il problema, anzi si creano biofilm sui pavimenti di cariche batteriche sempre più resistenti ai prodotti chimici perché supportate dallo sporco, dal pavimento sporco. C'è una procedura corretta per pulire e sanificare superfici, pavimenti, tappeti e materassi. Per la pulizia dei tappeti suggeriamo un buon battitappeto a due motori dotato di filtro EPA. In questo modo abbiamo una ottima azione meccanica del rullo, un'ottima aspirazione e un filtraggio adeguato, un filtro EPA che garantisce il 99,9703 micron di efficienza filtrante, quindi non rimettiamo nell'ambiente micropolveri, batteri, acari e quant'altro. Una volta al mese almeno il tappeto va sanificato. Per sanificarlo ci sono due sistemi: un sistema a secco che va bene su tappeti delicati, lana, seta e fibre naturali, e un sistema a umido, quindi con l'acqua, iniezione e estrazione, per i tappeti sintetici. Parliamo del sistema a secco: noi usiamo un smacchiatore e delle microspugne che vengono sparse nelle fibre, 20 minuti dopo si asciuga tutto, quindi è un sistema leggermente umido, si aspira e il tappeto è completamente sanificato, acari, batteri e quant'altro vengono assolutamente annientati. Quando abbiamo tappeti molto sporchi, tappeti sintetici, moquette eccetera, il sistema corretto è azione meccanica, acqua più detergente e aspirazione, quindi è un sistema iniezione estrazione con azione meccanica. Anche qua l'azione meccanica è importante per rimuovere tra le fibre in profondità lo sporco dai tappeti.